una cornice suggestiva, storica e unica, ovvero Palazzo dell'Aeronautica di Roma, quartier generale dell'Aeronautica Militare Italiana. È qui che va in scena la mostra Marcello Dudovic al tempo della committenza aeronautica 1920-1940, che rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 11 luglio. Un'esposizione dal grande impatto scenografico che abbiamo visitato passeggiando lungo le sale storiche di questo edificio così unico e ricco di storia, tradizione e valori, oltre che di sana identità nazionale. Oltre 200 le opere esposte dell'artista triestino e del suo collaboratore Walter Resentera, e che lasciano a bocca aperta per grafiche e cromatismi e che danno l'impressione di vivere un viaggio ritroso nel tempo in uno scenario in cui le lancette dell'orologio sembrano quasi essersi fermate. Capolavori di un'altra epoca, riuniti per la prima volta in un'unica collezione insieme a documenti, immagini e cimeli provenienti da prestatori e collezioni italiane, pubbliche e private. Al loro fianco anche alcuni dei dipinti murali che il famoso pittore e cartellonista realizzò dal 1931 al 1933 negli ambienti dell'allora Ministero dell'Aeronautica. La riscoperta e il restauro di tali opere murali, rimaste finora nascoste al pubblico, è stata possibile grazie alla collaborazione tra l'Aeronautica Militare e la Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma. Questa mostra rappresenta un viaggio ideale tra luoghi e pulsioni di quegli anni, che Dudovic rappresenta nelle sue opere attraverso la modernità di volti femminili che arrivano all'immaginario collettivo per la loro eleganza persuasiva, per le stilizzate e fluide movenze e per le forge dei loro abiti vivacemente colorati. Un'esposizione indubbiamente affascinante e suggestiva che vi invitiamo a visitare qualora doveste trovarvi a passare dalle parti di Roma e che va ad inserirsi all'interno di una serie di iniziative organizzate dall'Aeronautica Militare Italiana per celebrare il 90° anniversario del Palazzo Aeronautica, inaugurato in data 28 ottobre 1931. Realizzato in soli 2 anni dal giovane architetto Roberto Marino su commissione di Italo Balbo e custode di straordinarie opere architettoniche e pittoriche uniche nel panorama italiano, Palazzo Aeronautica racconta ai suoi visitatori anche professionalità e missione dell'Arma Azzurra, l'identità della stessa e il suo glorioso passato. Un edificio incredibilmente avanzato all'epoca della sua costruzione e che rappresenta a sua volta un'opera d'arte a sé stante in cui perdersi e da cui lasciarsi ammagliare grazie a tutta una serie di aree e scorci suggestivi, come lo scalone d'onore, le sale nobili, il piazzale con il suo lapidario e la fontana degli eroi. E, se chiuderete gli occhi, con il cuore, potrete percepire anche il rombo di un motore a reazione.